Perché bisogna esserci a pugno chiuso? Perché pugno chiuso rappresenta uno agorà che tratta a 360 gradi criticità che in questo ultimo periodo vive la professione infermieristica? Perché l'argomento scelto è stato l'infermiere incompiuto nell'ambito delle varie aree di competenza specialistica? Beh, semplicemente perché questo è un momento molto ma molto delicato che vive la professione sanitaria di infermiere. Abbiamo una situazione veramente di disagio, nel senso che da quando si sono sviluppati dei sistemi regionali competitivi si ha difficoltà ad avere un'idea certa, precisa e condivisa di qual è il ruolo e l'ambito di competenza di esercizio professionale degli infermieri. Siamo di fronte a una situazione molto ma molto delicata perché a fronte di una serie di disegni di legge o anche di proposte legislative ancora oggi abbiamo difficoltà ad avere una identità precisa dalla formazione, continuando con l'esercizio professionale ed ancora con lo sviluppo di carriera. Pugno chiuso è un contenitore culturale dove i colleghi di provenienza di diverse regioni d'Italia discuteranno, affronteranno, dibatteranno, valuteranno e soprattutto proporranno un modello organizzativo di riferimento che sia rispettoso del ruolo dell'infermieristica italiana così come delineata dalle norme, ma di fatto non concretizzato nell'ambito dell'esercizio professionale. L'invito a partecipare è un invito auspicabile per il semplice motivo che si parlerà dell'infermiere incompiuto, anche se la frase è forte. In realtà non è un infermiere meno amato, ma è qualcosa che altri ostacolano affinché l'infermiere possa crescere in modo adeguato. Saranno 3 giorni di ampi dibattiti su temi che in questo ultimo periodo sono affrontati spesso in maniera inopportuna, con punti di vista diversi, soprattutto tra colleghi infermieri. Non sarà un discutere tra infermieri soltanto, discuteremo di argomenti di interesse con la partecipazione di esperti di rilevanza nazionale. Avremo con noi medici legali, avremo giuristi, avremo sociologi, avremo rappresentanti del mondo politico, accademico e professionale. Insomma, è occasione per chi ha la mente libera e aperta, per chi vuole veramente crescere, per chi vuole essere informato concretamente di quello che sta oggi accadendo in Italia e soprattutto quali sono le strategie da adottare per superare questo momento. L'appuntamento è per pugno chiuso dal 18 al 21 del mese di giugno. Vi aspettiamo tutti, venite, avrete sicuramente qualcosa da portarvi poi a casa. Auguro a tutti un felice soggiorno e soprattutto che si prenda coscienza della realtà infermieristica attuale. Vi do appuntamento quindi a pugno chiuso, vi aspetto.